Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Helen's Mysterious Castle. Io sono Leone e siamo qui oggi per andare ad affrontare questo dragone colossale. Infatti il nome è Dragone. Dragon. Ok. Credo che sia dragone, non drago. Perché tipo drago e Drake? Non ho idea. Ok, iniziamo subito con un colpo di metronomo. Un colpo, eufemismo. Principalmente perché devo controllare bene la situazione. Prepariamoci col Wooden Shield al suo colpo. Ok, comunque il fatto che lui spari questi attacchi molto forti mi permette di stare tranquillo in un certo senso. Wrath of Zeus, vada. Ok. Perfetto. Quanto fa la nostra Burning Agony? Aumenta un po' di danno. Speriamo una Quick Heal qui, che mi cura di 32. Quindi mi cura più di... cioè, dicevo, più cura di quanti danni mi faccia questo nemico. Ciò è buono, molto buono. Come detto, era un po' difficile, più che altro tedioso affrontarlo. Bisognava stare estremamente attenti. Vorrei Burning Breath. Questo purtroppo perfora, quindi curiamoci prima due volte, visto che mi fa 60 danni e rischio di morire. Poi Wrath of Zeus perché è piercing. Quindi è purtroppo obbligatorio Wrath of Zeus. Ora mi fa 22, rischio tanto qua. Vorrei prendermi però tutto il tempo possibile. Richiede 4, li faccio 36 e non bastano. 13, qua rischio di morirci. Però posso dargli un colpo, non neanche di questo. Cavolo. Wooden Shield due volte. Ok, Nuke. Ciao, Wrath of Zeus. Cioè, ho avuto un attimo di... il mio cuore stava per morire perché ho letto Nuke e ho detto boh. Cosa succede? Fa 150 i danni, piercing, difesa 10, però cavolo. E morirà così. Ottimo, abbiamo sconfitto il dragone che dà 45 di esperienza, ottimo. Potremmo già level uppare quel nemico, cioè quella arma che otterremo adesso. Tu sei veramente forte, hai sconfitto anche un drago. O un dragone, non lo so. Ok, adesso buttiamo via Burning Agony, perché sì, è buona, mi spiace, ma ho bisogno di prendere la Dragon Sword 50-22. Aspetta, 11 tesori. Questa credo che sia sostituibile sia la Broadsword a livello massimo sia la Mithril, perché ha difesa, cioè adesso ha 10 di weight, prima ne aveva 11. Si potenziano tutte le statistiche di quest'arma e non è male. Affrontiamo lui. Cosa mi spari? Vediamo un Demon Bow, ok, va in guardia, mi va bene. Perché io ti posso usare un attimo la Broadsword, Lucy Thunder, ok, non me l'aspettavo. Ho 6, mi aspetta lì, cioè per aspettare, proviamo a dare un colpo di Demon Bow, magari lo uccide, ottimo, così non prendo neanche i danni della Demon Bow. Ed è bene. Dragon Sword a 44, un altro di questo, potrei, vero metronomo, perché usa Bulldoze. E devo farli passare tutti, quindi va bene. Quando proprio manca il nulla. Quando... no, neanche di uno posso, giusto. Proviamo a... fa 52, proviamo adesso. No, è vero, di uno, cavolo. Va bene. Ok, adesso non farò più questo errore e mi sparo delle cure. Tanto dovrei recuperare più di quanto lui mi fa, se mi paro. Ok, so, volevo recuperare, voglio recover massima, ecco. È la mia idea, quindi mi sparo un'altra cura e dovrei recuperare full vita. Ottimo, ora mi proteggo. Mi posso proteggere, lui delibera. E io paro, faccio un'altra quick heal. Ok. Lui fa 9, 9, quindi 10. E dovremmo poterlo colpire con la Dragon Sword, giusto per provarla. Ok, quick heal. Quick Heal è buona perché cura di più in realtà a livelli massimi. 12, quindi posso usare la Broadsword per fargli un po' di danno. Ok, Quick Heal. Forse conviene però usare la Dragon Sword, sapete? Un'altra Quick Heal. Il Demon Bow può colpirlo. Non mi interessa prendere danni in questo momento, sto solo cercando di infliggergliene a lui. Perché tanto io posso curarmi qua, quindi non voglio uscire controllando perfettamente le mosse, voglio uscire e basta da questa situazione. Pariamoci questa volta.
Il fatto è che è molto fastidioso. Ho bisogno di tempo. 11. Cioè, pelo pelo. Quindi riusciamo a colpirlo con questo e non dovremmo avere problemi. Perfetto. Ottimo, vinto, 20 esperienza. Quanto siamo? 64. La Dragon's Ward, la faccio salire di livello 59 di danno, difesa 25. Alto, veramente alto. Richiede però un sacco di potenziamenti. Cioè, vedete quanto tempo mi sta richiedendo per potenziarla? Cioè, più 7 richiede già 75. Si vede proprio che tra le armi finali del gioco è una spada che può perforare l'armatura, cioè le scaglie draconiche. Io tradurrei così. Oia, questo è fastidioso. Proviamo a giocarcela così. Guardia. Magari mi spari un'altra guardia. Ok, finché mi spari guardia mi va bene, lo sai. Perché io adesso ti posso fare un Wrath of Zeus. Wrath of Zeus, forse. Ci starebbe meglio. Sarebbe più giusto, credo. Non ne sono sicuro, però. Perché non parlo bene l'inglesico. Ecco. Purtroppo questo qua però si continua a curare. Quindi, Demon Bow. Che infligge danni e poi Dragon's Ward, giusto perché così alzo la guardia e poi dovrei avere meno problemi. Perché se lui fa ancora un'altra guardia, io gli posso sparare un altro di questo e lui dovrebbe morire male in modo molto meno fastidioso che in altri casi. Perfetto, 15 esperienza, mi va bene. Non credo che questa sia la fine. Che magia c'era qui? Cioè, mi ricordo che c'era altro. No, no, finiva qui. Sei pronta? No. Ok, allora, è perfetto, livello massimo. Salviamo. Settimo piano, sempre pe settimo piano, giusto? Ok, dobbiamo parlare con lei, però qua non l'abbiamo fatto. Tu sei vicina alla cima. Noi siamo vicini alla cima, sei pronta? Sono pronta. Pronta? Sì. Ma bene, bravo signor cavaliere non morto. Pochi possono rimanere in piedi per così tanto tempo contro la mia spada. E il bello è che sta usando soltanto una spada. Io sono dispiaciuto, mi dispiace. Ardis, tu sei veramente un pazzo. Lo sapevi che se la barriera fosse stata rotta, un eroe degli uomini sarebbe venuto in questo mo sarebbe venuto e avrebbe distrutto tutti noi. Questo è perché ti ho detto che sotto nessuna circostanza il sigillo si sarebbe dovuto aprire. Io solo non ti capisco. Perché stai rischiando tutto per Elen? Tutti cadranno dalla grandezza della mia spada, la grande spada Kugelschreiber. Questa volta pagherai per i tuoi crimini. Di le tue preghiere, Ardis. Pazzo. Sempliciotto, ignorante. No, credo che ignoramus non sia inglese. Va bene. Ardis ha rischiato così tanto per comprarti. Ah, credo che sta riferendo a noi. Ardis ha rischiato così tanto per comprarti un passaggio fuori dal castello. Per farti avere un passaggio fuori dal castello. Per aprirti un passaggio fuori dal castello. Perché lo vuoi rovinare così? Perché sei tornata indietro? Per avere gli health booster che sono presenti qua. Eccolo qui. HP aumentati di 2. E ho gli HP a 98. Che credo che sia il massimo. Oh, Freezing Yasha trovata. Puoi prenderla? 38-32. Sì, via! Ehi, fermati. Volevate, eh? Volevate. Ok. Cosa ci dice la nostra la carafata? La carafata. Spero che tu realizzi. Che solo perché Zack è un eroe, non significa che lui deve essere costretto a vincere. Eren, perché sei qui? È tutta colpa mia che tu sei intrappolata per caso. È tutta causa mia per cui tu sei intrappata in questo castello. È colpa mia per aver creato tutti questi mostri in primo luogo. Io accetto la mia punizione. In ogni caso, tu sei innocente in tutto. Di tutto ciò. Tu! Cosa sei esattamente? Tu non sei un semplice homunculus. Homunculus. Ah, non importa. Un alleato di Ardis deve essere punito. Come alleato di Ardis tu devi essere punita. Preparati al tuo giudizio. Elen! Zack, no! Lei non è un mostro, Zack. Non mi interessa cosa lei è. Lei deve essere punita. Vieni a me.
Grande eroe Zack. Lascialo a host mentre combatto. 56-20. Mazza. Usa Wrath of Zeus con protezione 11 per giunta, neanche normale. Però io mi curo prima di prendermi quei danni in faccia. E visto che non posso, uso la Demon Bow. Non posso pararmi. Spike Guard, Reflection. Rimanda all'indietro i danni. Madonna, la potenza. Questo è l'eroe degli uomini. È veramente lo scontro più difficile che potreste avere adesso. Mi batte. Cioè non l'ho controllato la mia vita e mi batte. Complimenti, Zack. Mi hai sconfitto. Chapeau. Qua credo che sia un bug di gioco, perché la zona è questa e quindi ci fa spawnare in questo modo. Ok, in realtà lo troveremo sopra. Ragazzi, taglio e vi raggiungo qui. Bene ragazzotti, rieccoci, siamo di nuovo qua. Andiamo, affrontiamo Zack. Sì, non mi interessa Zack, stavolta ti vorrò fine. In realtà non ho recuperato un'arma, la recupererò nel prossimo episodio. Che sarebbe utile. Dio, con questa musica mi piace troppo. È dura, è uno scontro abbastanza complesso, perché aveva Zeusca, lui è al massimo, quindi fa abbastanza danni da poter rompere le scatole a qualunque persona. Ora preferisco andare di Quick Heal qui e poi iniziare con un metronomo, perché ho bisogno di sapere la sua prossima mossa. Kugelschreiber, bene. Qua riesco ad entrare lì di Dragon Sword e poi di una protezione. E riesco qua a ricurarmi. 60. Mi vado di cura. Non attacchi abbastanza veloce. No, la Mithril. Cavolo, mi ho dimenticato la Mithril. Perché non ci ha usata e abbiamo armi abbastanza pesanti. Ora, la mia idea sarebbe andare a prendermi la Mithril giusto per questo motivo. Però sono abbastanza insicuro. Più che altro perché c'è un'arma che non ho recuperato dalla scorsa zona e che dovrei andare a recuperare. Mi sa che lo vado a fare adesso. A fra poco. Ok ragazzotti, sono tornato indietro. Tornato molto indietro. Ho recuperato lo scudo che mi mancava. C'era qualcosa che mi mancava. Uno scudo. Cavolo, è uno tra i più importanti, perché è uno scudo con estrema difesa. Quindi il nostro obiettivo adesso sarà farmi chiare un po' in questo episodio. E lo concluderò semplicemente farmicchiando, sì. Perché? Perché sì. Il motivo c'è, molto semplice, è che semplicemente non posso concluderlo adesso, perché sennò non riesco a batterlo in questo momento quel nemico, quindi devo per forza farmicchiare con voi ora. È obbligatorio, perché devo potenziare il Kite Shield e la Dragon Sword. Dragon Sword, sì, la spada del drago. Dragon Sword, tipo così se la pronuncia è giusta. Però comunque la devo potenziare e ora non lo posso fare. Ciò significa che devo prima di tutto la spada del drago potenziarla. Ciò mi permetterà un po' di farming e lo farò qui con voi, perché questo è tipo tra gli ultimi episodi del gioco, quindi merita che io mi prepari un po' di farming. Wrath of Zeus. Mi prendo 52 danni. Non fa nulla. Tu vai in Deliberate e io ti uccido con Wrath of Zeus. Mi dai 20 esperienza, che permette a salire di un paio di livelli. Permette a far salire questo scudo di un paio di livelli. Protegge 43. Ovviamente è 2 punti più lento dello scudo di legno. È un pagamento obbligatorio. Ed è normale, non ci potete fare nulla. 2 colpi così. È un bel modo per sconfiggere questi homunculus, sinceramente. Questi homunculus sono differenti da quelli che abbiamo incontrato finora, se avete notato, perché questi homunculus sono semi-elfi, dall'immaginina, mentre invece gli altri no.
veniva l'idea di giustificare questa grande varietà di mostri con il fatto della storia. Cioè, la storia ti giustifica tutto praticamente di questo gioco. Perché i mostri ci sono, non perché a caso il mondo è pieno di mostri, siamo in un fantasy. No, i mostri non esistevano. Esistevano le varie svariate razze intelligenti. I mostri sono creati appunto da una magia, in questo caso elfica. Oh, è un elfo anche Ardis, l'hanno spiegato, eh. Se è il nostro fratello, anche lui sarà un elfo. Come anche Ardis. Ardis è un elfo, noi siamo un elfo, tutto il mondo è un elfo. Tutti noi siamo elfici. Metronomo, Bulldoze, ok, così, Wrath of Zeus. Dai, su, uccidiamolo. Tu fai delibera pure quanto ti pare. E quindi dovremmo aver vinto 20 punti esperienza che permettono a Kite Shield quasi di fare un altro livello. Voglio portare al 9 Kite Shield, al 9 Dragon Sword 8, tipo Spada del Drago. Devo continuare a chiamarla così perché sennò mi frego con le pronunce, visto che non lo so nominare. Metronomo, vai. Così si farma in questo punto, perché questo è il punto migliore, visto che c'è una fontana di cura e non dovete sprecare le energie delle vostre armi, cioè delle vostre IAL, perché se no vi tocca sprecare quelli e perdete qualcosa. E devo dire che gli omunculi sono facili adesso da battere. La spada draconica del drago, come la volete chiamare, c'ha un miliardo di nomi se volete, è veramente forte, estremamente forte. Continuerò ancora per un pochettino, in realtà devo vedere, anzi vi dico subito per quanto ancora continuo, perché controllo quanto ho registrato finora, cosa che non ho fatto stavolta, 12 minuti, sì, ancora con un paio di minuti, un po' più corto, perché anche non ho tutto il tempo del mondo stavolta per registrare, quindi un altro paio di minuti e poi basta, però beh, secondo me vale la pena comunque in ogni caso. Dragonsword, quindi tu usi Thunder, spara il drago, così usi Thunder. E poi Demon Bow, arco del demone. Belle armi, eh. Te invece metronomo, finché non scendi a 14. Allora, rabbia di Zeus, che usa anche l'eroe degli umani. Bello. Questo si spiega il fatto perché la usa, perché queste sono tutte le armi di Alex. Se la stanza sopra è quella del tesoro di Alex e ha tutti gli incavi per contenere tutte le armi, si vede che queste sono tutte le armi di Alex, che era un altro eroe, quindi Alex aveva queste armi comunque. Non spiegato solo se aveva anche le due spade che ha il cavaliere non morto. Quella è una cosa che è una pecca, sinceramente, che mi chiedo. Ma erano sue anche quelle? E il cavaliere non morto le ha prese quando è venuto qua e detto sono fighe, sono mie? Oppure no? Non l'ho mai capito. No, ho sbagliato, cavolo. Dragon Sword. Non ho molto un'altra scelta. Mi protegge anche abbastanza bene dai danni, quindi. Fuffa. Wrath of Zeus. No, perché sto facendo sti errori stupidi? Kai Chill. Che me mi protegge un pochettino. Perfetto. Qui Kial. Che se no ci muoio. No, giusto di 5, quindi posso fare un'altra, no, qui al no, metronomo e poi il colpo di drago, della spada del drago lo posso fare. Ok, quindi un'altra quick kill. Come vedete il metronomo è utile, cioè semplicemente il metronomo è un'arma obbligatoria a questo punto del gioco, perché vi serve per centilinare la vostra strategia. Se non avete il metronomo rischiate tantissimo di perdere, ma veramente tanto. La portiamo, allora, portiamo al livello 9, cioè 99, richiede proprio di alzarsi le maniche e farmare questa spada, perché 61-25-10 statistiche, cioè statistiche veramente alte, non para quanto l'altra spada, che non so la traduzione in italiano, quindi l'eviterò di nominare perché è una pronuncia pessima, però cavolo, cioè 61 di danni. Quasi mi sciotta da sola questo Munculus, per farvi comprendere. Quasi da sola me lo sciotta. Ed è una spada, non è un molto altro. Infatti, ora farò questo ultimo nemico perché vi ho annoiato abbastanza con questo farming. E poi farmerò finché non sale di livello. Ho fatto un turno in più, ma chi se ne frega. Finché non riesco a portare tutte e due a più 9. Quindi farmiamo fino a quel punto. E poi fuffa. Andiamo, dai.
Spero di riuscire a portarle poi all'SP tutte e due. Tutte queste tre, in realtà. Perché se riesco a portarne due all'SP, riesco a portare anche la terza. Allora, mi sono 55,99. Va bene, sono un pochettino, quindi li posso fare adesso. Allora, ragazzi, nel prossimo episodio vi troverete già pronto per affrontare... Ah, maledizione a questo qua, va bene, allora. Te la sei cercata, cioè, perdonami. Nel prossimo episodio mi vedrete pronto ad affrontare il caro, carissimo Zack. In questo episodio concludo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace, fate quello che volete. Qua da Leone è tutto, ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!